Grazie della gentile presentazione da parte del professor Emilio Baccarini, ma io sono stato invitato anche dal professor Giovanni Salmeri, quindi ringrazio anche lui e mi fermo qui con i ringraziamenti, ma ringrazio voi della vostra presenza. So che siete o studenti di filosofia oppure già studenti di filosofia, vero? Quindi non ci sono profani, diciamo, in questo luogo dove ci incontriamo per parlare di filosofia del lavoro. Abbiamo dato alla nostra conversazione il titolo Perché filosofia del lavoro. Forse voi avete già delle risposte da darmi, a questo punto potete già parlare voi e io invece ascoltarvi, però seguiamo il costume normale degli incontri e quindi faccio io una presentazione che voi sopporterete, insomma, prima di passare ad un confronto tra di noi, ad una discussione. Alcune cose forse saranno più chiare, altre meno. Io mi sforzerò di non essere difficile o poco chiaro, mi sforzerò, però è sempre una scommessa parlare e quindi intendersi su quello che si dice. Allora, filosofia del lavoro rinvia certamente ad un orizzonte importante per chi si mette sul cammino della filosofia. E questo orizzonte è l'orizzonte dell'intero. La filosofia, in effetti, è il cammino verso l'intero, verso un orizzonte che possiamo anche chiamare appunto orizzonte interale, a differenza di ambiti più specialistici, dove questo orizzonte non è che sia assente, però non viene messo a tema. La filosofia lo mette a tema, con tutti i limiti di questa tematizzazione. Ora, l'intero però che a noi interessa maggiormente o più da vicino è l'intero dell'umano. Quando parliamo di filosofia del lavoro parliamo del lavoro in rapporto all'umano, parliamo di questa sfera specifica dell'espressione umana che è il lavoro in rapporto a ciò che esso significa, a ciò che questa sfera significa per l'umano preso nel suo insieme. E capite che già dicendo queste cose io subdolamente introduco una chiara enunciazione di principio che è la seguente: il lavoro non è tutto per l'umano, è una parte dell'umano. Quindi l'umano è sempre più del lavoro in cui l'umano stesso si esprime. Allora, indagare il rapporto tra questa parte dell'umano e l'intero dell'umano è un compito che io ritengo sia della filosofia, del pensare filosofico in quanto si occupa dell'umano nella sua totalità. Quindi allora il lavoro è una parte, non è il tutto dell'umano. Beh, da questo vedremo che discendono parecchie conseguenze, però io dovrò darvi degli elementi più analitici prima di darvi l'idea di quella che può essere la parzialità del lavoro rispetto all'umano. E siccome c'è il professor Emilio Baccarini che ha avuto con voi un incontro sull'economia, eravate presenti voi al suo incontro? Siete fortunati perché io adesso faccio un accenno al suo tema, che è quello dell'economia. A mio avviso anche l'economia è parte dell'umano, non è tutto l'umano. E anche da questa visione parziale dell'economia come dimensione parziale discendono delle conseguenze. Per esempio, una conseguenza è che l'economia non dovrebbe esagerare
nel prescrivere ricette per la felicità, perché la felicità riguarda appunto l'umano preso nella sua interezza, nella sua integralità, e non l'umano in quella dimensione sempre specifica e parziale che è la dimensione dell'economia o dell'economico. Aristotele, per esempio, metteva in guardia dalla prevaricazione dell'economia sugli altri ambiti dell'esistenza umana. Ma questo lo dico a parte, ma fino a un certo punto lo dico a latere, diciamo, della riflessione di oggi, perché lavoro ed economia, come potete immaginare anche voi, sono strettamente connessi. Allora, tornando all'alveo della nostra riflessione di oggi, potremmo soffermarci sulla vicenda storica del lavoro, prendendo le mosse da molto lontano. Già nell'antichità alcuni filosofi importanti si sono occupati del lavoro, per esempio Aristotele nella Politica, nell'opera che appunto riguarda la politica, si è occupato del tema del lavoro e anche nella sua considerazione dell'etica ritiene che il lavoro non possa essere dell'uomo e della donna. Quando parlo di uomo intendo anche l'uomo che abbraccia la donna. Per Aristotele il lavoro non poteva essere attività ascrivibile all'uomo libero, perché per Aristotele lavorare era lo stare presso i mezzi. Quindi il lavoro per lui era la subordinazione ai mezzi, era lo stare nella razionalità strumentale. Quindi l'uomo libero non poteva essere vincolato al lavoro. Ecco perché quando Aristotele parla del lavoro attribuisce questa espressione dell'umano, questa attività dell'umano allo schiavo, oppure, questo rimane un po' tra le righe, alla donna, in quanto nell'ambito dell'economia, che era la legge della casa, si occupava di dirigere gli schiavi, perché era la donna che dirigeva il lavoro servile. E poi la donna stessa si occupava di attività strumentali, il tessere i vestiti, per esempio, la tessitura, che era di competenza della donna. Ecco, allora, il lavoro come dimensione strumentale, che quindi non poteva che rimanere dimensione servile. L'uomo veramente tale si realizzava, secondo Aristotele, nell'agire politico, che riguarda i fini della convivenza, dello stare insieme nella polis, e anche e soprattutto nella contemplazione. La contemplazione è la sfera del sapere, è la sfera della conoscenza, e in particolare della conoscenza delle cose necessarie. Ecco, adesso non mi diffondo su questo, ma un breve excursus molto rapido su questo porterebbe a dire che Aristotele ha individuato tre componenti fondamentali dell'umano, che sono la teoria, o la sfera della teoresi, appunto la sfera della contemplazione, la sfera della conoscenza, una conoscenza che poi è conoscenza disinteressata, la sfera dell'azione, che è lo stare insieme con altri per il governo della polis, e il lavoro. Il lavoro che è attività subordinata. Ora noi, faccio subito un salto pindarico, viviamo, almeno dal XIX secolo, perché è il 1800 il secolo dell'antropologia del lavoro, dove il lavoro diventa l'attività prevalente dell'umano, quella grazie alla quale l'umano può realizzare se stesso nella sua pienezza.
Allora, noi viviamo in un'epoca in cui il lavoro ha avuto quella che potremmo dire una sorta di esaltazione delle possibilità che dal lavoro vengono all'umano e al suo destino storico. E abbiamo rischiato, o siamo caduti, insomma, in un altro difetto rispetto a quello aristotelico, che confinava il lavoro nella sfera servile. Abbiamo rischiato di mettere da parte, di mettere ai margini, per così dire, sia l'agire, in quanto l'agire è stato appiattito sul lavoro, mentre vedremo tra poco che l'agire ha un profilo diverso dal lavoro. E oltre al rischio di mettere ai margini il lavoro, abbiamo corso, o siamo addirittura caduti nella trappola di mettere ai margini la contemplazione, in quanto appunto conoscenza che può anche non dare profitti, per tornare alla riflessione sull'economia, e che ha dignità in se stessa. E vedremo per quale motivo. Anzi, a questo punto possiamo dire subito, possiamo mettere sul tavolo le carte e dire quali sono le componenti dell'umano, se l'umano non vuole ridursi a una sola dimensione. E allora io parlerei, ma è quello che faccio da tempo, quindi non lo sto dicendo ipoteticamente, prospetto tre momenti dell'umano, cominciando dal primo momento, che è quello del rapporto con l'essere. Ecco, qui c'è una riflessione di carattere ontologico che cerco di esplicitare. Cosa vuol dire il rapporto con l'essere? Beh, il rapporto con l'essere può essere definito in vari modi. Non pretendo di dare la ricetta definitiva riguardo al rapporto con l'essere, ma a mio avviso consiste in un'apertura totale non solo al reale, a ciò che è reale, ma anche a ciò che è possibile. Quindi il rapporto con l'essere come apertura totale al reale e al possibile. Apertura che viene prima e va oltre la capacità umana di produrre qualcosa con la potenza del lavoro. L'essere non è oggetto di una produzione, l'essere è ciò che si dà a noi. E noi lo percepiamo appunto con meraviglia, no? E allora l'essere si offre ad un atto che è l'atto intenzionale del contemplare. Noi all'essere ci rivolgiamo con una intenzione contemplativa. E contempliamo che cosa? Contempliamo ciò che è incondizionato rispetto alla nostra potenza produttiva, ma non solo rispetto alla nostra potenza produttiva, anche rispetto alla potenza del nostro agire. Tutto perché l'essere è incondizionato, mentre l'azione e il lavoro sono condizionati, sono legati a certe condizioni di spazio, di tempo e via dicendo. Ma questa apertura, che è illimitata all'essere, ha delle conseguenze sulla condizione umana. L'apertura all'incondizionato ha delle conseguenze sulla condizione umana, perché dà conto in modo essenziale dell'atteggiamento di libertà nei confronti di ogni situazione determinata. Il rapporto all'essere ci consente di desituazionarci, di andare oltre la determinazione che la condizione, hic et nunc,
per quanto dilatata nel tempo e nello spazio, esercita su di noi. Quindi il rapporto all'essere è una radice di libertà rispetto alle determinazioni dell'esistenza. Nella contemplazione l'essere che si dà da sé e non dipende da noi non è il nostro possesso e quindi è la sorgente del dono gratuito, dono per noi e nella relazione con gli altri. Il secondo momento di cui prima vi stavo parlando è il momento dell'agire. Ora, perché distinguere l'agire dal lavorare? Molto spesso, anche nel linguaggio comune, noi parliamo in modo indifferenziato dell'agire e del lavorare. Ora, l'agire è indubbiamente intrecciato al lavorare, ma trascende la dimensione del lavoro. Perché? Nell'applicarsi di volta in volta a fini specifici è sempre un adoperarsi in vista del fine complessivo, che è quello di un più di essere per la persona che agisce. Perché si agisce? Per un più di essere. Quindi il correlato dell'agire non è tanto l'avere qualcosa, ma l'essere di più. Anche nel procurarsi un qualcosa. E allora le espressioni dell'agire, nelle quali riversiamo sia i nostri pensieri, sia i nostri affetti, sono orientate a un incremento della persona che si è e all'arricchimento delle altre persone di cui ci sta a cuore la dignità di essere. L'agire quindi è un incremento di essere per noi e per gli altri con i quali noi siamo in relazione. E allora è su questa linea che l'agire si fa ricerca di modelli e di regole per una convivenza giusta. Se volete, per una convivenza orientata al bene comune. E quindi in un impegno che è l'impegno politico volto al bene di tutti e di ciascuno. Perché è questo il bene comune, il bene di tutti e di ciascuno. Terzo momento di una definizione degli elementi essenziali dell'umano, terzo momento, è il lavorare. Ora, il lavorare si configura come l'attività che si traduce in risultati oggettivi. Il lavoro è un processo grazie al quale si viene a capo di qualcosa, quindi si viene a capo di oggetti. Siano le oggettivazioni del lavoro, oggettivazioni della mano o della nostra mente. Anche quando noi scriviamo qualcosa su un foglio, oggettiviamo il nostro pensiero, mettendo, come si suol dire, nero su bianco. E allora lavorare è arrivare a disporre di un mondo per noi. Attraverso il lavoro noi disponiamo di un mondo per noi. Ed è inoltre un prendersi cura di esso. E allora, su quale linea si esplica in modo specifico il lavoro? Sulla linea dell'avere qualcosa. Si lavora per avere qualcosa. Ecco perché prima dicevo il lavoro è ciò che pone capo a oggettivazione, a qualcosa che è fuori di noi, ma al tempo stesso è tale da poter essere avvicinato a noi. Il lavoro è anche avvicinamento di ciò che in un primo momento è da noi distante.
Quindi il lavoro è un processo operativo che è coerente con l'obiettivo dell'avere qualcosa. E di conseguenza la logica del lavorare cosa esige? Esige il farsi strumento per lo scopo che si vuole ottenere. Nel lavoro c'è sempre un momento strumentale, c'è sempre una dimensione di strumentalità. Cioè il lavoro richiede sempre l'essere umili rispetto all'oggetto che si vuole ottenere. Cioè richiede sempre che noi ci facciamo strumento per il fine che vogliamo conseguire. Ora, possiamo separare l'avere dall'agire e dall'essere? No, possiamo distinguere, ma non separare. Anzi, tenendo conto della connessione tra avere ed essere, tra avere, agire ed essere, possiamo dire che il lavorare è quella manifestazione specifica dell'essere e dell'agire che tende ad avere qualcosa nel senso di un qualcosa di determinato. Il lavoro, quindi, come dire, ha un codice di determinatezza rispetto all'ampiezza dell'agire e rispetto all'ampiezza ancora più vasta dell'essere. Ora, il lavoro va riconosciuto nella sua peculiarità, che è quella che prima ho cercato di descrivere a pennellate piuttosto rapide, va riconosciuto nella sua peculiarità, ma poiché non può essere separato dalle altre istanze dell'umano, va correlato con queste altre istanze, con queste altre dimensioni. Quindi, distinzione e rapporto. Distinzione e intreccio. E allora, collocare il lavoro in un contesto antropologico più ampio, quale quello che prima ho cercato di esplicitare, non significa sminuire l'importanza del lavoro, ma è essenziale proprio alla valorizzazione dello stesso lavoro. E quindi rappresenta un antidoto a quale rischio? Al rischio della riduzione esclusivamente strumentale del lavoro. Prima vi dicevo, il lavoro comporta sempre un coefficiente di strumentalità, ma se diventa solo strumentalità, diventa un lavoro, come sappiamo, ed è stato anche chiamato così, diventa un lavoro alienato, che non realizza l'umano, ma diventa un'attività nella quale l'umano esce fuori da sé per non rientrare più in se stesso. E questo è un processo di alienazione nel lavoro. Ora, se le cose stanno in questo modo, se non è chiaro potete anche interrompermi perché io posso diffondermi maggiormente su quanto ho già detto. Se le cose stanno in questo modo, noi dobbiamo introdurre un'altra idea di alienazione, oltre a quella nel lavoro, e questo lo dico subito perché poi a un certo punto il tempo ci obbliga a restringere la vastità del discorso, che come capite non è da poco. Ecco, allora dovremmo parlare anche, oltre che di alienazione nel lavoro che è quella che prima vi ho descritto, quando il soggetto va fuori nell'oggetto e non ritorna più in se stesso, dovremmo distinguere l'alienazione nel lavoro che si subisce nell'attività lavorativa dall'alienazione che potremmo chiamare alienazione da lavoro. Quando si ha quest'altro tipo di alienazione? Beh, quando l'umano si risolve interamente nella sfera del lavoro, quando il lavoro diventa tutto. O
se voi andate, faccio un riferimento un po' stracciato adesso, se voi andate su Wikipedia o Wikipedia, che dir si voglia, andate alla voce etica del lavoro, vedete che c'è anche questa definizione dell'alienazione come alienazione da lavoro. E c'è anche la citazione, scusate questo narcisismo, di un volume che io ho intitolato Non di solo lavoro, non di solo lavoro, dove appunto introduco questo concetto di alienazione da lavoro, che sia quando l'umano si risolve interamente nel lavoro, vede soltanto lavoro, si occupa soltanto di lavoro e quindi diventa strumento che poi strumentalizza anche gli altri con cui è in relazione, quindi tutto rientra nell'ordine della strumentalità, una strumentalità che poi è quella di un profitto che stritola l'umano dell'ingranaggio, delle sue espressioni, anche quelle che oggi sono legate all'informatica e quindi alla sofisticazione sempre più spinta dei processi produttivi, che diventano processi onninglobanti. Mi diceva, scusate, è stato un riferimento molto per la terra, una mia nipote che in una grande compagnia di assicurazione, che ha la sede principale a Milano, c'è una sorta di Facebook interno, dove tutti sono invitati a entrare. Perché? Perché in questo modo tutti sono raggiungibili in qualsiasi spazio e in qualsiasi tempo. Quindi non c'è più distinzione tra lo spazio del lavoro e lo spazio del non lavoro, cioè il tempo del lavoro e il tempo del non lavoro. Finora c'è solo l'invito a entrare in Facebook, in questo Facebook aziendale, diciamo. E quindi questa mia nipote, che insomma forse è un po' intelligente, ha capito l'inganno, ha capito il rischio di essere stritolati in questa morsa del profitto a fini aziendali, e quindi finora non è entrata in Facebook perché lei vuole tenere distinta la sfera dell'espressione personale da quella lavorativa. Forse qualche anno fa ha letto anche il volume che io ho scritto, perché questo le è servito per difendersi dal rischio dell'alienazione da lavoro. Ma capite, le tecniche sono molto subdole. Perché? Perché c'è anche molta soddisfazione a entrare in una rete di relazioni all'interno della propria azienda, perché tutto questo può procurare anche piacere, riconoscimento. Impressione di essere importanti, di contare qualcosa. Allora, l'alienazione da lavoro ha 100 porte attraverso le quali può entrare nella nostra vita, laddove come conseguenza tutta la nostra vita viene messa al lavoro, come è stato anche detto. Tutta la vita, la produzione nella sua nel suo profilo attuale, nella sua connotazione attuale, è una produzione nella quale tutta la vita viene messa al lavoro. Ecco perché si raccomanda, per esempio, di sorridere con i clienti, di essere sempre molto gentili e di convogliare nel lavoro anche gli affetti, le emozioni, le capacità comunicative. Voi però vi accorgete subito quando queste capacità vengono messe allo scopo di tipo commerciale o di tipo strettamente economico, quindi a scopi di profitto. Ve ne accorgete facilmente, perché se rientrate nello stesso negozio, per esempio, dove 10 minuti prima avete comprato un oggetto, grazie anche al sorriso della commessa che ve l'ha offerto, se rientrate dopo 10 minuti e cercate di nuovo questa commessa, non avrete più lo stesso trattamento, non avrete più lo stesso trattamento, perché lo scopo è stato raggiunto. Lo scopo delle
delle disposizioni gentili che prima vi sono state riservate, è stato raggiunto, il prodotto, l'oggetto è stato venduto, capite? Quindi non c'è più motivo di continuare a sorridere, di continuare a essere gentili e via dicendo. Questo vale fino a quando non si raggiunge uno scopo di natura strumentale. Quindi, capite, ci sono molte sfumature attraverso le quali si può affermare una razionalità puramente tesa al profitto, alla strumentalità e allo sfruttamento, perché di sfruttamento si tratta, di sfruttamento delle facoltà umane a fini di carattere parziale, cioè a fini di incremento del profitto. Ora, noi siamo abbastanza avvertiti ormai, anche a livello di senso comune, rispetto alle conseguenze di un lavorismo esasperato, che poi si basa su un antropocentrismo autoreferenziale, perché l'accanimento lavoristico ha comportato anche atteggiamenti distruttivi nei confronti della natura. Su questo piano è molto utile la lettura di un documento come l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, per alcuni l'ultimo grande rivoluzionario, perché in questa enciclica si mette in guardia dalle tendenze dell'antropocentrismo allo sfruttamento non solo dell'umano, che si illude di realizzarsi attraverso l'esasperazione lavoristica, ma lo sfruttamento anche della natura, con esiti di devastazione dell'ambiente naturale. È quella che Papa Francesco chiama l'economia dello scarto, waste economy, economia dello scarto, che poi si ritorce sulle condizioni umane, perché anche gli umani diventano oggetti di scarto. Recentemente Papa Francesco ha parlato, per esempio, del rischio che gli anziani siano trattati come lo scarto della società. Talvolta però la stessa parola la riferisce ai bambini indifesi, capite? La mentalità dello scarto è quella utilitaristica spinta alle conseguenze estreme, per cui ciò che non è utile, ciò che non fa profitto, è messo ai margini, va gettato in una sorta di discarica metaforica, che è quella della insignificanza. Ora, può pensare che questo discorso che vi sto facendo in fondo non è altro che un discorso spiritualistico in un'epoca nella quale è l'utilitarismo a prevalere, l'utilitarismo portato alle estreme conseguenze, perché è chiaro che nessuno vuole mettere in dubbio la razionalità dell'utile. Noi il 90% delle azioni in una giornata lo compiamo perché abbiamo una finalità che è quella dell'utile per noi e per i nostri familiari, per i nostri amici. Non è che dobbiamo demonizzare l'utile, ma quando l'utile diventa esclusivo, occupa tutta la scena dell'umano, allora diventa pericoloso, perché distrugge l'umano e rende l'umano strumento di scopi che non sono più nella sua capacità di controllo. Ecco, allora, si tratta di un discorso spiritualistico, quello di un'antropologia complessiva nella quale il lavoro è importante ma non è il tutto, oppure si tratta di una prospettiva ragionevole, non solo razionale ma anche ragionevole. Ma io penso che collegare il lavoro all'intero della persona,
quindi alla persona che, oltre a lavorare, agisce e contenta, sia sotto traccia forse, l'aspirazione oggi più diffusa. E che anche il rifiuto del lavoro, che spesso viene manifestato, dipende proprio dal fatto che il lavoro, diventando lavorismo, sembra soffocante rispetto al respiro completo di una persona che vuole realizzarsi in tutte le sue componenti. Poi mi direte che cosa pensate voi di questo. Ora, nella fase attuale, faccio un breve riferimento alle forme più avanzate del lavoro, che sono le forme del lavoro 4.0. Voi avete sentito parlare del lavoro 4.0, no? Che è il lavoro nel quale c'è un semplice rapporto, il rapporto dell'uomo con la macchina, l'uomo-macchina, il rapporto della macchina con la macchina, macchina-macchina, e il rapporto dell'uomo con la macchina, quindi uomo-uomo, detto così prima? Prima macchina. Ah no, ecco, allora uomo-macchina, macchina-macchina, uomo-uomo. Questo semplice rapporto, quindi uomo-macchina, il rapporto uomo-macchina esiste già da quando sono state introdotte le macchine e la produzione dei beni. Marx per esempio parlava benissimo, cioè parlava con grande chiarezza del rapporto dell'uomo con la macchina, quando parlava del lavoro morto per esempio, no? Che è il lavoro della macchina che subentra al lavoro umano, rendendo il lavoro umano strumento della macchina. Questo rapporto uomo-macchina può essere declinato diversamente, può essere anche declinato in modo virtuoso. Il rapporto macchina-macchina invece è un portato più recente. Cosa vuol dire? Che le macchine comunicano tra di loro, recependo dei dati, i database o database che dir si voglia sono recepiti dalle macchine stesse, le quali comunicano con altre macchine, quindi danno ordini ad altre macchine e ricevono ordini da altre macchine. Il circuito produttivo tende ad essere il circuito intermacchinico. Il rapporto uomo-uomo è strettamente legato al rapporto uomo-macchina e al rapporto macchina-macchina. Ma, ecco, la domanda è questa, laddove il rapporto macchina-macchina diventa sempre più dilatato, ospita in sé funzioni che prima riguardavano il rapporto uomo-macchina e il rapporto uomo-uomo, che spazio c'è per gli altri due tipi di rapporto? Se il rapporto macchina-macchina ingloba una porzione sempre più vasta, tendenzialmente totalizzante, delle informazioni e degli input di comando. Se per esempio una macchina, a proposito delle buche che abbiamo visto prima, no? Una macchina si sfascia a causa di una buca nella quale incappa. A Roma può succedere più facilmente che in altre città. Io vengo da Milano, c'è stato un lettore che ha scritto a un giornale, alle pagine locali del giornale, dicendo: ah, ma anche a Milano ci sono le buche. Il giorno dopo c'era una lettera in cui forse un assessore diceva: ah, ma noi abbiamo già stanziato 30 milioni per riparare le buche a Milano, aspettiamo soltanto che voi ci segnaliate le buche da riparare. Allora, però, che succede se una macchina si sfascia o ha un inconveniente anche più limitato? Facciamo conto, non si tratta solo di una frizione che non funziona. Che succede? Nel nuovo rapporto, che è quello dell'internet delle cose, internet of things, nel rapporto che è quello tra cose, che è quello dell'internet delle cose, la macchina segnala
questo inconveniente direttamente ad un'altra macchina situata in una struttura produttiva, la quale dice come il guasto può essere riparato e dà tutti gli input necessari alla riparazione del guasto. Ho fatto un esempio che magari non è nemmeno esatto, però per dirvi che il rapporto macchina-macchina può assorbire, il lavoro umano può assorbire le componenti umane del lavoro fino a svuotarle completamente. C'è un giornalista molto brillante, Riccardo Stagliano, che ha scritto Al posto tuo, dove parla del rischio della scomparsa dei lavori a causa dell'introduzione delle macchine che assorbono il lavoro umano, il lavoro che prima era lavoro dell'uomo. Allora, guardate, qui siamo, non possiamo fare, come dire, un discorso del tutto negativo o un discorso scandalizzato. Ah, era meglio quando era l'uomo a, con la sua fatica fisica a fare la farina con il grano, insomma, magari c'era anche l'animale che muoveva la macina, però l'uomo a sua volta non è che si era risparmiato dall'investimento di una fatica fisica, no? Non si tratta di essere passatisti, capite? Perché ci sono anche prospettive positive, cercherò di configurare tra poco queste prospettive positive, però possiamo dire che il lavoro 4.0 è un lavoro che ha i connotati di una assoluta positività in quanto è lavoro creativo, è lavoro nel quale il linguaggio diventa produzione di cose, il linguaggio in quantità. Ecco, c'è qualcuno, e si tratta di un filosofo dell'Università di Firenze, con il quale io sono in dialogo, e che ha collaborato a questo volume sul lavoro 4.0, che io adesso vi cito, perché magari è recentissimo, potreste prenderlo in considerazione nel vostro piano di letture. Il titolo del volume è Il lavoro 4.0, sottotitolo La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, a cura di Alberto Cipriani, Alessio Gramolati, Giovanni Mari. Ora, Giovanni Mari, che è curatore insieme ad altri dell'intera opera, ha anche pubblicato in quest'opera un suo scritto dal titolo, ve lo dico subito, Il lavoro 4.0 come atto linguistico performativo. Segnatevelo questo titolo, perché adesso cercherò di spiegarvelo. Il lavoro 4.0 come atto linguistico performativo. Personalmente, scusate di nuovo se cito me stesso, ho contribuito a quest'opera con un contributo dal titolo Lavoro 4.0 e persona. Due punti, intrecci e distinzioni. Allora, cosa significa il lavoro 4.0 come atto linguistico performativo? Significa che il lavoro può essere considerato come comunicazione con una macchina che nel comunicare stesso produce cose, produce oggetti. Pensate alla famosa stampante 3D, no? Per usare la stampante 3D bisogna avere una grammatica mentale, no? Un progetto, quindi delle capacità grammatico-sintattiche, e però queste capacità non è che vengono prima espresse in se stesse e poi affidate alla macchina, come avviene quando
vogliamo mettere un chiodo nella parete con un martello, no? Prima ci viene l'idea di mettere il quadro alla parete, poi andiamo a prendere il martello e il chiodo e eseguiamo questa operazione strumentale. No, nel lavoro 4.0 noi pensiamo già nel mezzo, capite? Il mezzo diventa parte integrante del nostro progetto di produzione, non si aggiunge successivamente, non c'è una mediazione, ma noi siamo già nel mezzo, siamo immediatamente nel mezzo e quindi con una struttura grammatico-sintattica che è incorporata nel mezzo stesso, produciamo cose. Ora voi forse sapete che c'è un famoso filosofo, Jane Austen, qui non c'è il nostro collega analitico, forse questo discorso potrebbe anche essere interessante per lui. Jane Austen ha scritto un bel libro molto interessante, Come fare cose con parole, How to do things with words, come fare cose con parole. Ma Jane Austen si riferiva a parole che mettono in moto delle azioni. Per esempio, quando io, se fossi un, dovrei essere almeno, visto che non sono un prete, dovrei essere almeno un funzionario del comune, un sindaco, quando io dico ti unisco in matrimonio ad uno sposo che e via dicendo, insomma. Quando io pronuncio questa formula non mi limito a dire qualcosa, ma faccio qualcosa, agisco, cioè pongo capo ad un'azione che poi ha delle conseguenze, cioè ha la conseguenza di mettere in rapporto due persone. O quando per esempio vado come autorità a fare il varo di una nave con la cerimonia della bottiglia di spumante che viene infranta sulla parete della nave, beh, do una patente di ufficialità ad una azione produttiva e quindi inserisco il prodotto in una legittimazione pubblica, capite? In una sfera di legittimazione pubblica. Le inaugurazioni, per esempio, sono situazioni di questo tipo, attraverso la formula dell'inaugurare si agisce politicamente, capite? Quindi ci sono per Austen modi di dire che sono azioni, perché mettono in atto delle conseguenze in termini di azione tra soggetti dell'agire. Ora, Austen può servire per dire che questa capacità creativa del linguaggio è presente nel lavoro 4.0, in quanto comunicando si produce qualcosa. La stampante 3D è appunto una formula comunicativa che pone capo immediatamente ad un oggetto tangibile che entra nelle nostre tre dimensioni spaziali e quindi anche nella nostra relazione temporale. Allora, il lavoro 4.0 può essere presentato come un lavoro essenzialmente creativo, dove vengono meno le componenti ovviamente strumentali di agire a favore delle componenti di creatività. Ma allora, se le cose stessero davvero in questo modo, se siamo entrati nella sfera, nell'epoca, per meglio dire, del lavoro come lavoro creativo,
se siamo entrati nell'epoca in cui il lavoro è comunicazione, se siamo entrati nell'epoca in cui il lavoro è andato oltre le sue caratteristiche ottocentesche, quindi con l'alleggerimento completo della fatica, se siamo entrati nell'epoca in cui è caduta completamente la differenza tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, possiamo dire che in sostanza è caduta ogni distinzione tra l'agire e il lavorare, e addirittura tra il contemplare e l'agire e la dimensione del lavoro. Ecco, su questa via noi potremmo arrivare appunto a dire che il lavoro è la totalità dell'umano, in quanto impegna nella sua sfera tutte le competenze dell'umano. Quindi il lavoro 4.0 sarebbe senza residui espressione totale dell'umano. Ma qual è l'inganno, secondo me, in questo modo di pensare? Cioè, l'inganno è il seguente: a quali finalità il lavoro 4.0 viene orientato? A quale finalità si volge? A finalità di tipo produttivo. Chi stabilisce queste finalità? E beh, le ragioni di tipo economico legate al produrre per il produrre, e quindi al produrre per incrementare i profitti, e quindi a produrre che poi deve avere una corrispondenza nella sfera dei consumi, in un meccanismo di incremento illimitato di produzione e consumo, al quale l'umano deve assoggettarsi. Beh, allora, se le cose stanno così, non si può dire che nel lavoro 4.0 si esprime la totalità dell'umano. Si ripropone il problema della sporgenza dell'agire e del contemplare rispetto all'attività lavorativa. Quindi la pretesa di condensare nel lavoro anche il contemplare e l'agire si rivela una pretesa mal riposta. Allora, il nostro senso critico dovrebbe consistere nella capacità di, come dire, smascherare l'inganno di un lavoro avanzato, il quale presume di ridurre in sé la totalità dell'umano. Quindi una filosofia del lavoro dovrebbe essere in grado di ribadire il fatto che l'umano non si può risolvere esclusivamente nell'attività lavorativa, anche la più sofisticata. Quindi, quello che noi dobbiamo mettere in evidenza è che proprio nell'epoca del lavoro, chiamato lavoro cognitivo, che è quello che prima ho cercato di illustrarvi, bisogna cautelarsi dalla caduta in quella che prima chiamavo l'alienazione da lavoro, ribadendo il carattere di trascendimento dell'umano rispetto all'attività lavorativa. Trascendimento che poi si risolve a vantaggio dello stesso lavoro, perché solo in questo modo è possibile valorizzare le componenti contemplative e di azione che sono presenti anche nella sfera del lavoro, ma che rischiano di essere sommerse dalla logica di tipo strumentale. Allora, lavoro e contemplazione, in quanto distinti dal lavoro, possono
valorizzare componenti di contemplazione e di azione che sono presenti anche nell'attività lavorativa. Laddove però questa attività lavorativa, non venga piegata esclusivamente alla logica funzionalistica di tipo strumentale. Quindi il contemplare e l'agire, distinti dal lavoro, tutelano anche i caratteri positivi del lavoro, in quanto impediscono che il lavoro si appiattisca solamente sulla dimensione unilaterale della strumentalità. Io sto parlando da parecchio e allora vorrei dire solo un'altra cosa. Quali prospettive del lavoro per il futuro? Le tecnologie di cui prima stavo parlando sono solo un pericolo per l'umano. E sono un pericolo in quanto si sostituiscono in modo integrale, in modo senza residui al lavoro umano. Già, voi sapete che molti lavori di basso profilo vengono svolti dalle macchine. Il lavoro del postino, per esempio, o il lavoro del recapitare pacchi a domicilio può essere fatto attraverso dispositivi tecnologici. In grandi magazzini come l'IKEA, per esempio, i robot vanno a prendere gli oggetti che i consumatori, che i clienti chiedono, bypassando il lavoro umano. Ma anche lavori che sono apparentemente meno semplici, il lavoro in banca, per esempio, può essere sostituito dalle tecnologie. Anche il lavoro dei medici può essere sostituito dalla tecnologia. Il lavoro casalingo, per esempio, qua ci sono i robot che eseguono mansioni domestiche. Ora, c'è il pericolo che si arrivi a ciò che nella Laudato Si, ritorno a citarvi questa enciclica, si chiama il rischio della tecnocrazia. Quindi la tecnica che sottomette non solo l'umano, ma anche il lavoro umano al suo funzionamento, per cui tutto viene automatizzato. Ora, qui noi siamo a un bivio, in effetti. Ci può essere una deriva a seguito della quale l'umano venga spossessato del lavoro, e venga spossessato del lavoro in senso negativo, laddove soltanto alcuni privilegiati resterebbero nei posti di lavoro, sarebbero posti di comando, non surrogabili dalle macchine. Tutti gli altri sarebbero relegati a un ruolo out rispetto al lavoro, fuori del lavoro, magari come semplici consumatori. Perché? Perché i produttori, i soggetti produttori avrebbero bisogno di vendere i loro prodotti e quindi potrebbero anche alimentare uno stuolo sempre più vasto di consumatori senza lavoro. Già Pollock negli anni 50 adombrava queste conseguenze. Ma io leggevo delle annotazioni di Cacciari sul lavoro, in cui lui diceva: vabbè, siamo arrivati al punto in cui è interesse degli stessi produttori che ci siano soggetti che non producono, i quali però siano mantenuti, siano sostenuti dal sistema economico, perché se non ci fossero i consumatori, beh, allora i produttori che sbocco darebbero ai loro prodotti, capite? Quindi avremmo un'economia quasi un Moloch, no? Al quale verrebbero sacrificati eserciti di schiavi del consumo ai fini dell'incremento della produzione, o dello smaltimento, o del semplice smaltimento della produzione. Perché se c'è produzione ci deve essere anche consumo, e potrebbero esserci
consumatori senza lavoro. Ma questo sarebbe secondo me terrificante. Beh, potremmo affrontare meglio questo discorso con chi a me pare che abbia queste fantasie, però può darsi anche che mi sbagli. Ma c'è invece una prospettiva di carattere positivo. Qual è questa prospettiva di carattere positivo? Anche questa è stata, come dire, espressa in passato, ma oggi va rinvigorita in presenza della nuova situazione. Qual è? E questa la prospettiva positiva, è che il lavoro per unità, quindi lavoro pro capite, lavoro per unità, venga diminuito in quantità. Già Keynes parlava della giornata lavorativa di 3 ore per un numero limitato di giorni alla settimana, 4 giorni, 3 ore di lavoro per 4 giorni alla settimana. Quindi limitazione quantitativa del lavoro per unità di lavoro pro capite e questo consentirebbe di spalmare il lavoro su una platea la più ampia possibile di soggetti umani. Ora ci sono le questioni anche di carattere sociologico che vanno in questa direzione, adesso non sto a fare molte citazioni, a suo modo, nonostante alcune connotazioni alla Gran Guignol del personaggio, ma un sociologo come Domenico De Masi, che compare spesso in televisione, no? Parla, no, di questa possibilità. Ma quello che a me interessa è che questa svolta virtuosa della tecnologia ha bisogno di una forte capacità di governance politica, capito? Sia da parte dell'impresa economica, quindi da parte delle aziende, che dovrebbero riformarsi strutturalmente, sia da parte delle istituzioni, le quali dovrebbero cominciare a ragionare in questa prospettiva di un lavoro più diffuso, di maggiore qualità, possibilmente, e ridotto invece nella quantità. E la quantità per soggetto, per unità di lavoro e anche dei tempi in ordine appunto ad una giornata, ad una settimana lavorativa diversa da quella attuale, dove il mantenimento per esempio delle 45 ore in molti casi è qualcosa di superfluo. De Masi dice giustamente che c'è la mistica del tenere accese le luci fino a tardi nelle grandi aziende per far vedere che insomma, si sta lavorando, ma laddove questo non è vero. Ma in Germania per esempio recentemente sono stati fatti accordi per la riduzione dell'orario di lavoro senza modificare le retribuzioni e con la sperimentazione del part-time, che sarebbe condizione molto favorevole per l'attività in particolare riguardante le donne che devono conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita, anche l'uomo direste voi, no? Voi donne presenti, perché no? Perché questo è solo per le donne. Ma insomma, c'è un problema di conciliazione del lavoro con le esigenze di vita e le nuove tecnologie ben governate potrebbero aiutare a realizzare queste riforme, che sono riforme radicali indubbiamente, ma che forse dovrebbero essere audacemente sperimentate e messe in cantiere. L'ultima cosa, e finisco davvero, è questa. Che succede però di soggetti umani che hanno meno da lavorare, avendo però acquisito soltanto la capacità di lavoro, perché sanno solo lavorare,
è il problema Arendt della condizione umana del 1958, vita attiva, la condizione umana, quest'opera molto importante di Hannah Arendt. Era la domanda di Hannah Arendt, già allora si poneva, perché c'erano delle resistenze al mutamento di registro dell'espressione umana. E se si sa solo lavorare, che quando il lavoro diminuisce, non parliamo quando non c'è, ma anche quando diminuisce, che si fa? Ecco perché è importante coltivare gli altri aspetti dell'umano, l'agire e il contemplare, i quali quindi potranno avere una dilatazione maggiore rispetto alla condizione umana attuale. Scusate se ho parlato troppo, mi fermo qui.